Paolo Formentini alla Torre di San Martino. Un incontro importante, un convegno, il pensiero federalista nel Risorgimento. Come mai in una sede così particolare come la Torre di San Martino in questo momento della celebrazione dell'Unità d'Italia? È stato proprio voluto da me ed è nata questa idea un anno fa in occasione di una commissione provinciale qui alla Torre, in cui si era deciso di celebrare in un modo davvero inusuale quegli eventi che hanno visto Desenzano protagonista, ovvero la famosa battaglia, sanguinosissima battaglia del 1859, e ricordare in questo convegno quello che è stato il pensiero prevalente dei pensatori risorgimentali, ovvero quello federalista, che era il pensiero che secondo noi più rispecchiava la storia, l'identità, la tradizione degli stati preunitari, e che fu accantonato. E proprio con questo convegno volevamo indagare le ragioni per le quali fu accantonato, nel momento in cui nel 2011 non solo si festeggia il 150esimo dello Stato, ma anche in questi giorni l'approvazione dei decreti attuativi del federalismo e quindi la realizzazione compiuta di quel sogno che allora non si riuscì ad attuare. Il convegno mi sembra molto partecipato, bravissimi i relatori, il professor Galli e il professor Chiarini. Lei è soddisfatto di questo molto incontro? Soddisfatto, molto molto soddisfatto, perché è stato colto appieno quello che era la mia indicazione e lo spirito di questo convegno. Venire qui dove si combatté, dove si spanse molto sangue, e ricordare che appunto allora ci furono questi eventi bellici, ma con l'intento anche di dare un altro ordinamento a quello Stato. Già nel 1848 era tramontato il pensiero federale, federalista, e solo oggi se ne è tornato concretamente a parlare grazie a Umberto Bossi e Gianfranco Migno. Grazie.